magazine musicale mensile che vi porta alla scoperta della musica stefanese. Innanzitutto desideriamo scusarci con i telespettatori perché è passato un pochettino dall'ultima puntata e ne cogliamo l'occasione per augurarvi buon anno, speriamo che abbiate passato buone feste. Comunque, ora siamo qui e siamo in compagnia dei Beauty Sex and Virgin, dei quali ci sono Francesco e Federico. Buonasera ragazzi, grazie per essere presenti. Voi siete rispettivamente in questa band e cosa suonate? Io sono chitarra e voce e Federico il basso. E gli altri membri della vostra formazione chi sono? Abbiamo un batterista ed è Vincenzo Marretta. Quindi siete tre. E da quale paese provenite? Loro due sono, diciamo, autoctoni di Santo Stefano e io sono di Cenciano. Ah, come vi siete incontrati? Noi ci conosciamo da un po' di tempo, infatti con Vincenzo suoniamo in diverse formazioni, ma invece con Federico ci conosciamo da un po' perché facevamo la scuola insieme e abbiamo deciso di avviare questo nuovo progetto. E da quanto tempo va avanti questa band? Da relativamente poco, abbiamo iniziato a fine estate, si può dire, infatti. Quindi siete ancora relativamente emergenti. Come speriamo di emergere. Naturalmente, sì. Speriamo, lo speriamo tutti. Il vostro nome da qualcosa viene? Il nome inglese d'impatto, diciamo. Allora, hai detto proprio la parola giusta, è proprio impatto, perché quando dovevamo scegliere un nome, siccome dovevamo farci notare subito, considerato il fatto che in zona è molto difficile suonare, e avere soprattutto un pubblico, ci serviva un nome che fosse d'impatto, che in realtà è Beauty, Sex and Virgin, ma che non vuol dire bello, sexy e vergine, cioè che siamo in tre, uno è bello, uno è sexy e vergine, ma vuol dire bella, sexy e vergine, perché magari qualcuno attratto dalle donne belle, sexy e vergini sarebbe arrivato, diciamo, da traino, diciamo. Sì, sì, sì. E la vostra musica invece, come la scegliete? Quali band vi ispirate? Ma fondamentalmente noi abbiamo un criterio. Pur non appartenendo a questo background musicale, scegliamo le nostre canzoni in base al successo, fra virgolette, radiofonico. Perché questa è una cosa che ci consente comunque di suonare in giro e di avere un discreto pubblico che comunque conosce la musica che suoniamo, quindi sono cover dei cantanti più famosi del momento, come Ligabue, Vasco Rossi, che comunque hanno cavalcato sempre l'onda, diciamo, radiofonica. Quindi cercate di rispondere alle esigenze del pubblico. Essenzialmente il gruppo è nato proprio per rispondere alle esigenze del pubblico, cavalcando anche appunto l'onda della musica che tira nel momento, come è ovvio anche. Ma avete anche produzioni proprie? No, non abbiamo scritto degli inediti, ma in realtà il progetto, almeno in questo momento, è ancora allo stato abbastanza embrionale, quindi non si è mai parlato di qualcosa del genere, ma più che altro ci basiamo sul fatto di far divertire la gente, non solo con la musica. Quindi per ora appunto cercate di sviluppare innanzitutto la vostra tecnica e anche la conoscenza presso il pubblico. Avete fatto molti concerti? Ma abbiamo avuto un discreto numero di date negli ultimi tempi, proprio perché diciamo che il nostro nome è sempre più conosciuto, proprio grazie al fatto di aver scelto questo determinato tipo di repertorio, che comunque ampliamo di serata in serata e quando abbiamo un po' di tempo, perché tutti e tre studiamo all'università, quindi non abbiamo molto tempo per provare le canzoni e metterne di nuove, al momento nemmeno troppo tempo per elaborarne di inediti. Noi vogliamo appunto assistere come i vostri fan alle vostre esibizioni. Andiamo subito a vedere un brano, uno spezzone dei Beauty Sex and Virgin in azione. Un viaggio senza sole, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Mm-hmm.
questo giro tondo di anime. Se uno si ferma è perso, resta qua. Lo so per certo, amico, mi son fermato anch'io. E per raggiungermi ho dovuto correre. Abbiamo visto importanti nomi italiani, voi fate solo musica italiana? Ma in realtà non ci poniamo molto il problema, il fatto che la musica italiana è molto più, fra virgolette, cantabile dalla gente che ci viene ad ascoltare, e quindi abbiamo una prevalenza di musica italiana, anche se molto spesso nei nostri concerti mettiamo, cioè esuliamo un po' del genere, perché mettiamo delle canzoni anche straniere, qualcosa anche di un pochettino di più spinto, anche per divertirci un po'. Quindi le vostre esibizioni catturano molto pubblico, ma a livello di, non solo di numero, ma anche di partecipazione all'esibizione. Diciamo che la risposta del pubblico è stata via via crescente. Le prime serate non sono state, cioè la gente ci guardava ancora un po' perplessa, però con l'andare del tempo ormai le persone ci conoscono, quindi abbiamo un numero sempre maggiore di spettatori e un più alto grado di coinvolgimento, anche perché di solito noi ci dilettiamo, diciamo, in noi le definiamo pagliacciate tipo travestimenti o jingle abbastanza divertenti in mezzo, perché comunque un concerto di sola musica troppo serioso è, appunto, non è, non pensate, potrebbe risultare pesante. Non pensate di essere semplicemente dei jukebox, ma dei musicisti attivi all'interno del. Ci muoviamo in quel senso. Quindi pensate di avere superato, diciamo, la fase di giudizio positivamente? Questo non lo sappiamo, cioè, anche perché soprattutto se il giudizio, se non è del pubblico, è anche del gestore dei locali, che comunque è quello a cui per ora noi puntiamo, perché non siamo, diciamo, non abbiamo ancora ambizione da Madison Square Garden. Una storia maestra delle band come voi. Potete raccontarci in due parole qualche esibizione che è rimasta positivamente impressa nella vostra memoria?
Non lo so, ce n'è stata qualcuno in particolare che ci ha colpito. Le Iene? Sì, ne abbiamo fatto una Santo Secondo e siamo travestiti da Le Iene di Tarantino. In un locale proprio di Santo Stefano, mentre ne abbiamo fatto poi una cenciata dove siamo travestiti da Pirati dei Caraibi. Sì, abbiamo fatto un po' di... puntate molto su questo genere di impatti visivi. Sì, sì, diciamo sulla falsa scia che Elio mi perdoni, sulla falsa scia proprio di Elio, essere dei... Cioè, bello, sarà bello per Elio sapere di avere degli imuli da qualche parte. Meglio se nessuno glielo dice. Beh, visto che voi siete ancora relativamente giovani a livello di band, avete molti progetti per il futuro, non è così? Ma come abbiamo detto, al momento restiamo con i piedi per terra e focalizziamo, diciamo, l'obiettivo primario, che è quello di provare a girare un po' per i locali e vedere di farsi un po' un vasto raggio di azione. Anche fuori dai confini della provincia, sperabilmente. Sì, noi speriamo di andare a suonare dove capita. E noi siamo in chiusura, grazie per averci seguito e grazie a voi per essere stati con noi a Hit Parade. Noi ci rivediamo la prossima puntata, il mese successivo, con un'altra band. Arrivederci. Ma ora leggiami che scena, muore come anarchia, Dio è la polizia, occhi sarà un difetto, ma per favore andiamo a letto, perché ho molto felicità, che si una pena e poi se ne va, ti dice scusa, ci ho passato di qua. Guarda la sospesa, lo fai, non mi vuoi bene, e non vedo anche un nero, tieni il cadere, non muovi mai, se cade un velo, non mi va, non mi va.